Il 19 di marzo 2020 è una festa del papà, anzi del babbo, che indubbiamente viene vissuta in maniera molto differente rispetto al passato. Ai tempi dell'emergenza sanitaria, coronavirus, c'è chi invia i propri auguri attraverso una foto, utilizzando, perché no, anche la nostra pagina Facebook. Chi invece addirittura crea un tutorial per cercare di passare il tempo e soprattutto dare un'idea creativa per chi ha un bambino in casa e vuol fare un regalo al proprio babbo. Noi abbiamo sentito Marius, uno dei genitori dei bambini della scuola Montebianco di Arezzo, che sono stati 14 giorni in quarantena dopo il caso positivo di una maestra. L'abbiamo finita ieri praticamente, perché l'avevano prolungato di un giorno rispetto a prima, che avevano detto che era il 16, invece l'abbiamo finito ieri il 17. Come avete vissuto questo periodo? Sa, il periodo, e dico la verità, con tanta paura all'inizio, dopo piano piano andava tutto bene, si aveva visto che nessun genitore non era malato, i bimbi stavano tutti bene, dopo piano piano, insomma, però all'inizio è stato proprio una cosa, una brutta notizia, perché quando ho sentito tramite i vostri canali, ho sentito che c'era una maestra, dico, vabbè, ad Arezzo, sa, le scuole sono tante, come ogni genitore speri proprio che non sia proprio la tua la scuola, però la prima cosa abbiamo sentito che c'era una maestra, dopo 5 minuti abbiamo sentito che era proprio del Monte Bianco, dopo una maestra del tempo pieno di Monte Bianco, e infatti la mia sono 5 classi al Monte Bianco del tempo pieno. Praticamente, visto che era una delle 5, dico, vabbè, dalle 5 può darsi che non è proprio la nostra. Dopo altri 10 minuti è arrivata la conferma che era proprio la maestra della mia figliola. Niente, all'inizio, come dicevo, tanta paura, dopo piano piano l'abbiamo passata abbastanza bene quel periodo. Ora si sta passando quest'altro che non è tanto bello, ma insomma, speriamo che passi tutto e torna tutto come era prima. Senti, che disposizione avete adesso per voi e per i bambini? Praticamente niente, ho sentito ieri sera il sindaco che ha detto che era finita la quarantena, loro stanno facendo i compiti tramite l'email, la maestra gli manda i compiti tramite email e siamo sempre in cassa e aspettiamo a vedere com'è la situazione. E come festeggi la festa del papà, anzi del babbo, perché ad Arezzo in Toscana si dice babbo. Babbo, esatto. Si festeggia come penso che lo festeggiano il 90% degli italiani in questo momento, a casa, con tutti, con le figliole. Può darsi da questo punto di vista si può dire meglio degli altri anni, perché gli altri anni se andava al lavoro ci si vedeva soltanto un pochino la sera. Adesso si può passare tutta la giornata insieme. Che è bello stare in famiglia, io poi ce l'ho un'altra figliola che ha 2 anni, quindi tutti insieme. Speriamo che passi tutto e così l'anno prossimo ci ricordiamo di questa giornata che è passata così. Particolare. L'anno prossimo magari. Sì, infatti, quello Senti, che. Marius, tu non hai origini italiane, no? Giusto? No, no, io vengo dalla Romania, sì. Ecco, però oggi le barriere, insomma, non ci sono, no? Le barriere, siamo tutti davvero nella stessa barca e proviamo, insomma, a remare per andare avanti. Cosa ti senti di dire a tutti i babbi d'Italia? Dico di essere forti come deve essere ogni babbo e di andare avanti, perché noi siamo i più forti e dobbiamo farcela. Forza e coraggio di affrontare questa situazione e auguri a tutti i papà dell'Italia e del mondo, ovviamente.